Vogliamo parlare di Greta? Ne parliamo dopo? Ah, parlaci di Greta, è vero, perché sta arrivando questa Allora, ragazzina per quanto terribile riguarda Greta, che eh sì, perché per quanto riguarda Greta, volevo prendere il foglio, se c'è, naturalmente. ha. Intanto ci sono immagini, Mariella, guarda, No, c'è il foglio, non il suo c'è, quindi. intervento Parlamento europeo. al Parlamento europeo. Sì, allora, Greta, come sapete, ormai la conoscete tutti, una ragazzina di 16 anni che è diventata famosa in tutto il mondo, è arrivata a Strasburgo oggi. Ci fanno sapere dall'Huffington Post che non l'avrebbero voluta nell'Assemblea plenaria del Parlamento, ma è andata alla Commissione dell'Ambiente e lì ha messo in rapporto Greta quanto accaduto a Parigi, quindi alla cattedrale di Notre Dame, con quello che sta accadendo al clima. E dice: la cattedrale sarà ricostruita, ha detto, e spero che venga ricostruito anche l'ambiente. Io non ne sono così sicura, sono molto preoccupata. E noi Era emozionata, era ci vedere, dovremmo molto. comportare come tutti quelli a È cui una si ragazzina. No, Sta è una andando in fiamme la ragazzina, è vero, casa. però in altre circostanze no, è stata più fredda, no, ma infatti è un fenomeno straordinario. Era comunque Parigi. Il fatto che Dicono tutti chi l'ha parlino vista. di quello che dice È una ragazzina è vergognoso come abbastanza la stanno straordinario, usando devo quella dire. ragazzina. Comunque chi l'ha vista, chi ha assistito oggi a questo incontro. Ha tirato fuori poi la sua vera anima da ragazzina, era molto emozionata, insomma, era una ragazza di 16 anni Ma oggi molto vedrà il Papa, convinta. Mariella, oggi vedrà. No. Vergognoso come la stanno usando. De Manzoni, ma Però diciamo che chi la sta sta? facendo Sono finalmente parlare del clima, scandalizzato secondo me, che non è da da come poco. viene usata e manovrata questa ragazza in maniera molto spregiudicata anche dai suoi genitori che stanno pubblicizzando e vendendo un libro, e sono scandalizzato a vedere come istituzioni che Quindi è d'accordo con chi nel PPE ha si dicono detto. serie. Fingano di pendere dalle labbra della ragazza per ragioni Comunque, puramente quindi sei d'accordo con mediatiche. chi È nel un PPE ha detto che dovrebbe stare a cortocircuito scuola, mi sembra vergognoso. di capire, no? Sì, Sei d'accordo con chi nel è un PPE ha detto non la cortocircuito vogliamo al vergognoso, Parlamento veramente. perché Ha dovrebbe ragione De stare a Manzoni. scuola? Guarda, questa parentesi qua, quando la vedremo fra un po' di tempo, la considereremo imbarazzante. Perché è francamente imbarazzante che si parli di quello che dice questa ragazza, che dicono cose fondate, cose interessanti, cose importanti, ma per niente originali, che fanno parte di un filone di pensiero che va benissimo, se ne può discutere, ma che è come se avesse fondato, diciamo così, un pensiero sulla sorte del pianeta. È imbarazzante. È Ma imbarazzante i media, è imbarazzante. imbarazzante i media che gli stanno dietro. Però È vorrei sentire imbarazzante anche i politici che si fanno fotografare Valeria accanto. Pannella È su questo. Io non la vedo così. No, io Ecco, non la nel vedo senso così. che poi il A me seguito sembra che che, c'ha allora, questa prima cosa non ragazza. mi sembra giusto dire che il problema sia che abbia 16 anni, nel senso che la storia è piena di ragazze di 16 anni che hanno parlato. Antigone era una ragazza giovanissima, in quel Parlamento ha parlato Malala. Noi abbiamo avuto delle ragazze giovani che si sono fatte, che in qualche modo svuotano di senso la parola, il nomos basileus, no? La parola imperante di cui noi ci riempiamo la bocca per presentarcela in una maniera nuova. A me invece fa molta tenerezza e Tenerezza sì, però. mi sembra un momento importante quello in Comunque, cui i ragazzi è molto giovani si diventata, appunto, mettono. diceva Paolo Sì. Magri, un Oh. simbolo suo, ma non Per completare suo la malgrado. cronaca, comunque. Per completare la cronaca. Sì.